Signore Gesù ci ha invitati a fare con Lui nella nostra vita un dono di amore ai fratelli. Per questo apriamo il nostro cuore al rendimento di grazie, dicendo insieme: donaci, Signore, il coraggio di amare. Donaci, Signore, il coraggio di amare. Hai comandato ai tuoi discepoli di celebrare l'Eucaristia in tua memoria, per rendere presente il mistero pasquale. Ti affidiamo il ministero del Papa e di tutti i ministri della Chiesa, affinché siano sempre fedeli a questa grande vocazione. Preghiamo. Donaci, Signore, il coraggio di amare. Ti offri al tuo popolo come pane di vita. Infondi in coloro che ci governano, nei responsabili delle istituzioni e in coloro che sono al servizio del bene comune, lo sguardo puro del tuo amore che si dona con limpida generosità. Preghiamo. Donaci, Signore, il coraggio di amare. Hai dato a noi la tua vita con amore infinito, rispondendo al tradimento con la potenza della misericordia. Sostieni il deluso, chi si sente offeso e tradito, chi fatica a perdonare e a risolvere antichi conflitti. Preghiamo. Donaci, Signore, il coraggio di amare. Ci hai riuniti per celebrare la Santa Cena, memoriale del tuo sacrificio sulla croce. La comunione con te ci renda nuovi e liberi di abbracciare cammini di speranza, per testimoniare a tutti il tuo amore. Preghiamo. Signore, donaci il coraggio di amare. Un atto di silenzio vogliamo affidare al Signore tutte le preghiere e le persone che portiamo nel cuore, e in modo particolare tutti coloro che stanno ancora soffrendo tanto contro la pandemia, tutti coloro che vivono in servizio nei più verso i più poveri, i più deboli, gli ammalati, proprio l'imitazione di Gesù, perché anche in ciascuno di noi possa essere rinnovato questo desiderio di sentirci uniti con Dio e con i fratelli nel servizio, nella gioia e nel Vangelo. Fatto servo per amore, aiutaci a credere che la vittoria non si ottiene con il conflitto e la violenza, ma nell'umile dono di noi stessi, con te che vivi e regni nei secoli dei secoli. Padre, Padre, Signore, Dio.
disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Concedi a noi tuoi fedeli, Signore, di partecipare degnamente ai santi misteri, perché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del Signore, si compia l'opera della nostra redenzione, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio, ed è veramente cosa buona e giusta. Rendere grazie sempre, qui in ogni luogo, del Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne, e perché il primo soffrì vittima di salvezza, e comandò a noi di perpetuare l'offerta a sua memoria. Il suo corpo, per noi immolato, è il nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue, per noi versato, è la bevanda che ci redime di ogni colpa. Per questo mistero del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua gloria. Il sangue del tuo amatissimo figlio,
questo giorno, vigilia della sua passione, sofferta per la salvezza nostra del mondo intero, egli prese il pane con le sue mani sante e venerabili, e alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, prese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese questo glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili, prese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevete tutti, questo è il calice del mio sangue, della nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Questo sacrificio, o Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo, celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dei morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina, fra i doni che ci hai dato, la vittima pura santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice della salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele e il giusto. Il sacrificio di Abramo, nostro padre, nella fede, e l'orazione pura e santa di Melchisede, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, che per questa offerta, per le mani del tuo angelo santo, sia portato sull'altare del cielo, davanti alla tua maestà divina, perché su noi tutti che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del tuo corpo e sangue del tuo figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il seno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi tuoi ministri peccatori, con fiduciosi della tua infinita misericordia, concedi, Signore, di avere parte nella comunità dei tuoi santi apostoli, martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba e tutti i santi. A me dice a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ricordi nello Spirito del Signore Gesù, quello Spirito che ci permette di vivere come figli e come fratelli, ancora una volta diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni tormento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Il Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli, mi lascia la pace, mi do la mia pace, come fai il nostro peccato e la fede della tua Chiesa? E dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi nei secoli dei secoli. Amen. Pace del Signore sia sempre con voi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che torna.
O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.